I giocatori di entrambe le squadre sono indubbiamente provati, ma comprendono adesso, bene l'importanza adesso di questi tempi supplementari. Savage. Ferratti. Sembra poco lucido. E ormai in zona d'attacco. Il portiere esce e fa suo il pallone. Facciamola subito la sostituzione. Anche Coutinho sarà cotto. Minchia. Fuori Coutinho. E dentro Sturridge. Dentro Allen. Con questo intervento mantiene in corsa la propria squadra. I padroni di casa si preparano al cambio. Dai. Dai che arrivano i soldi se superiamo il turno. Dai che ci stiamo dimostrando superiori, ma di tanto, al Chelsea. Il talento del Chelsea non c'è. Lancio calcolato male. Ferratti. Liverpool si rendono pericolosi. Ecco il tiro! Sembrava davvero l'occasione buona per portarsi in vantaggio. Ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Ah, va bene, va bene. Dentro Allen, fuori Gerrard. Fuori Coutinho, dentro Sturridge. Schürrle. Lottano per conquistare il pallone. Questa non è fallo, arbitro. Si smarca un compagno fallo per il passaggio. Ah, per Mourinho non c'è mai fallo. Per la sua, per le sue squadre. Ecco la fine del primo tempo supplementare. Ora le squadre invertiranno le loro posizioni in campo e si riprenderà a giocare rigori, per altri 15 dire, minuti. Io i rigori non li so parare, non li so tirare. Cioè più che altro non li stiamo so tirare. Stiamo per assistere al secondo tempo supplementare. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra avversaria. Sembra stanco. Mikel. Allen. Scatta il colpo. Ottima occasione. Fucile. Mamma mia, che è parata sul entrambe tiro di Allen. Entrambe le squadre sono alla ricerca del gol del vantaggio. Bravissimo. Questa parata tiene viva la partita. Ah, peccato che era centrale. Splendido movimento senza palla del compagno. Cerchi rigore Anderson. Vediamo il tiro. Ancora parità. Stanno premendo molto ma non riescono a concretizzare. Non deve sbagliare questo tipo di occasioni. Si soffre. Schürrle. La Coppa non smette mai di cantare. È commovente. Mikel, sono 5 giri di orologio rimasti. Avanza palla al piede. Oddio, che liscio di quello. Oddio. C'è sul vantaggio, potrebbero crossare. A giudicare dalle smorfie di dolore, pare si sia strappato. Siamo negli ultimi 4 minuti dei supplementari. Mai che vinciamo, cazzo. Una spizzicorialla. Cahill. Ah, se gli rubava la palla andava dritto in porta. Caspiteria. Vabbè, ma sono sempre a terra i miei. Solo minuto da recuperare, come indica il tabellone del quarto. Sono cotti, insomma. Nessuna delle due squadre è riuscita a sopravanzare. Calci di rigore. I calci di rigore. Cioè, possesso palla alla pari, ma ti rimporta 4. Quei 14 tiri totali, cioè li ho ammazzati. Allora, Sturridge è il più fresco, poi Boni no. Metto Verratti. Quadrado. Henderson, Boni. Ok. Non sembra troppo sicuro di sé. Rete! Sta a rigionamento. Hazard.
E c'è scuffè. Verrà che sbaglio. Non mi sembrava molto tranquillo. Si avvicina al dischetto poco Karim Benzema. Interrompe la rincorsa. Ah, peccato. E poi sì, è riuscito a ingannare l'estremo difensore. Quadrado. La indirizza al centro e sorprende il portiere. Scuffè contro scurle. Colpisce la parte alta della traversa. Però c'è la scuffa. E sarebbe stato gol. E la mette. Rigore ben calciato. Dai. Questo Dai. Rigore è decisivo. Non può sbagliare. Scheggia la parte alta della vai, traversa. E si passa, ragazzi, si passa. Indietro. Si passa il turno in Capital One. Calcio di rigore contro il blasonatissimo Chelsea di... Forse Mourinho. Ciao. Minchia, sono stronchi, ragazzi. Sono distrutti. Migliore in campo, Skrtel. Non c'è un migliore in campo. Va bene. Andiamo avanti. Capital One. Volevo farvi vedere la classifica del campionato, che è la seguente: Manchester 23, Manchester City, Manchester United 23, City 21, Chelsea 20, Tottenham, Fulham, Liverpool, pardon, Tottenham e Fulham 19, Liverpool e Arsenal 18. Vediamo la classifica cannonieri della Premiership. C'è Wan-Mata insieme a Cavani e William con 7 reti. Il primo giocatore che troviamo è Sturridge con 4 gol. E anche Coutinho. Bella lì, ragazzi. Alla prossima partita. Un saluto dal vostro sempre amatissimo, io cioè nel senso che io mi amo, Naguzzi. Ciao!